Ciao a tutti ragazzi, io sono Bizkit e oggi andiamo a giocare Dimir Control Ratti in Explorer. Prima di andare a vedere il deck insieme vi chiedo un aiuto per far crescere il canale. Se i contenuti che sto portando vi stanno piacendo lasciate un like, commentate, iscrivetevi, entrate nel gruppo Telegram o su Discord. Il deck in questione per l'appunto è un control basato sui nostri topi preferiti. Giochiamo una Diures e 4 Totsis, mi piace averle in prima mano per vedere subito con che cosa affrontiamo, quindi diciamo che 4 Totsis non erano proprio il massimo, una Diures mi aiuta ad aumentare il numero di scartini disponibili per soprattutto proteggere le nostre creature perché non ne giochiamo tante. 4 Fatal Push, 3 Go for the Throat e 2 Virtue of Persistence saranno le rimozioni per le creature dell'avversario. 4 Make Disappear, 2 Negate e 3 Sinister Sabotage sono il pacchetto counter. Sinister Sabotage e Negate, ragazzi, le utilizzeremo più spesso per proteggere i nostri pezzi, mentre invece Make Disappear è molto funzionale in questo deck perché avremo la possibilità di fare diversi token e quindi sarà semplice pagare il casualty. Le creature che ci aiuteranno a vincere le partite sono 4 Pack Rat, 3 Piper of the Storm e Lord Skitter Sewer King. Sono le nostre carte che dobbiamo proteggere, sono in grado di fare value una volta scese in campo, quindi cerchiamo sempre di gestirle e vedete che riusciremo a vincere qualche partita. Chiudiamo con Trekaito Shizuki, performa molto bene in questo deck perché fa quello che ci serve, un po' di presenza creando un 1-1, ma soprattutto oltre a lootare, se abbiamo già attaccato possiamo direttamente pescare una carta e questo deck ha sempre bisogno di risorse. Oltre a Otawara Soaring City e Takenuma Abandoned Mire, piccola nota di merito per la terra Mutavolt. In questo deck performa molto bene perché andrà ad accrescere la potenza dei vari pack rat che avremo in campo, soprattutto sarà utilizzabile come sacrificio per il Piper of the Storm, o comunque se proprio vogliamo Make Disappear e il suo casualty. Il deck mi ha divertito un sacco, godetevi le partite anche voi e ci sentiamo dopo. Ciao! Allora, ho tenuto ragazzi, terra, Tutsis. Let's go. Come quelli forti. Ah, mono nero. Ok. Li posso togliere. Li posso togliere. Forse Diures, eh? Yorgo. Yorgo, tua sorella. Oh, mi stai già sul cazzo, porco due. Yorgo. Io veramente. Veramente adesso mi incazzo. Cioè, prima partita c'ho già un rompicoglioni. No, ti devo distruggere. Lo devo distruggere, porco Dio. Non so come distruggere mono nero, ma magari è un rincoglionito e non sa giocare. Let's go, Kaito, let's go. Meno 2 e li portiamo via un push, praticamente. Wow, pesca. Vabbè. Ok. Ma allora facciamo looting. Tanto non. Tanto ci muore l'1-1. Quindi. La Darslick perché la Mutavolt ci può servire. Meniamo. Push. No, c'ha il cervello girato al contrario. Ok. Mutavolt. E via. Beh, lui giustamente diceva, vabbè, ma perché dovrei usare un push per un 1-1? Totsis. Hai fatto. A parte che abbiamo una mano abbastanza vuota, in realtà, perché tanto... non so quante... Kaito, giustamente. Quindi c'è una rimozione per... Kaito, per il mio Kaito. Sì, me l'ha toccato. No. Good, va, Takenuma. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Il pipetta e il Lord. Io prenderei il Lord Skitter. A lui dà fastidio Lord Skitter. Ok. Io... Visto che non vuole ucciderlo. Let's go. Niente, il push se li tiene nel culo. Vabbè, ok. Non ho mai capito perché, però sì, perché tanto noi peschiamo terra, ecco perché, mannaggia al cazzo. Facciamo Lord Skitterino. Vediamo le vite che se ci fa una Sheodred o robe così gliela voglio uccidere subito con Go for the Throat senza prendere troppi danni. Yorgo mi dice. Mi dice Yorgo, va bene.
durezza. In realtà è costrizione, ma mi piace dire durezza. Ok? Quindi. Ah, Liliana la Bagana. Cosa fa? Più uno. A posto. Ah. Ok. Quindi è morta. No, non ho notato se ha giocato a 3 turno, ma mi sa di sì. Quindi è morta. Bello. Ah. La maledizione della Tutsis. Facciamo così, ragazzi. Tanto il push lui non ce l'ha attivabile. Non ha il push attivabile. Non sappiamo cos'è quella carta che ha in mano. Ok. Ha un'altra Liliana. Io, ragazzi, non sto capendo perché non ha voluto usare i push prima. Non... perché adesso ha fatto sta colbo. Un po' del gatto, eh. Dopo Yorgo ha un po' abbassato la cresta, eh. Trespasser. Ok. Trespasser. È fastidioso, eh. Non sono tanto contento di aver giocato questo sinistra sabotage, ragazzi. Però Trespasser è veramente fastidioso. È veramente fastidioso per noi. Un altro Motol. No. C'ha la terra. C'ha il push. Aia. Si mette male, amici. Cosa sta facendo? Ah, perché ce l'ha il push, ok? Va bene, è erpipetta. Ma non gli conveniva pescare anziché guadagnare vita. Vabbè, io mi sto facendo troppe domande. Sono contro un... va bene. Il prossimo S, sto coglione. Cioè, a me dispiace, però a una certa devi anche svegliare fuori. Cioè, ci voleva tanto fare sta giocata. Let's go. Ok. Quindi. Ti prego. Fa pure solo play. Dai, muori. Ti è. Non hai mana. Non crui. Adesso pesco ancora, ragazzi. Il kaito fortissimo. Bello, ho pescato terra. Ultima cosa. Tintong. Tong. Kaito, mi dai? Va bene, non la butto via. Preferivo altro, ma non la buttiamo via. Wastecock! Attenzione, Wastecock. Attenzione, Wastecock. Quindi adesso arriva Go for the Throat. E invece è Go for the S. Ehi, Go for the Throat. Go blank. Invece è Go fuck. Scusate, gli inglesismi. Oh, questa sì che è una bella top deckata. Questa è veramente una top deckata. Poi col culo che ho mi fa Mituk, che non l'abbiamo ancora visto. Però potrebbe avercelo. Però è una bella top deckata. Cioè, avrà push in mano. Stiamo lì con la muta. Non gli ho tolto Kling, ragazzi, perché secondo me questo è talmente stupido che più opzioni gli diamo da utilizzare e più sbaglia. A me dispiace, sto avvelenato per i suoi Yorgo del cazzo. Arriva qua in play con un mazzo che può tranquillamente andare in ladder. Yorgo, Yorgo, adesso ciuccia le banane. Poi il gioco, veramente, è talmente simpatico che probabilmente gli darà una rimozione di massa. Go blank. Ti do le terre, se vuoi peschi. Ti faccio pescare. Cioè, peschi facendoti male. Toh. Sì. Bello. Molto bello. Liliana of the Gates. Ok. Quindi, adesso cosa fa? Uno? Vabbè, ha fatto una scelta, ragazzi. Incredibile. Madonna. Pesca pure, dai. Manda a puttane tutto il tuo mana. Ottimo, così. Vai, let's go. Fatti anche danno. Olè. Quindi. Ce la facciamo andare bene, dai. Ormai ne ha tanto di mana. Però qui spingiamo un po'.
si sgasa. Op. Op. Se la togliamo, eh. So, va bene tutto, ma... E olè, lui va a 10. Ha due carte in mano, noi peschiamo. Una terra fondamentale per noi. Ah, visto che Mituk ce l'aveva, intanto ciuccia le banane. Casualty. E chi si è visto, si è visto. Up. Questo li paga anche. Eh beh, mi sembra giusto. Fai tutto quello che hai nel tuo possesso. Ok, allora. E basta con ste cazzo di terra. Allora, noi abbiamo l'ultimate con Kaito. Però forse Kaito ci conviene tenere la vita in vita. Anche perché, ragazzi, pesca un altro Mituk. Quel culo che abbiamo lo pesca di sicuro. La prendiamo nel Bojigi. Ci sto pensando. È proprio forte. Non so se posso aspettare ancora un turno, ragazzi. Però allora, pensiamo un attimo. Ma scusa, se lui ha una rimozione per Kaito, non ha una rimozione di massa. Blood on the Snow non la gioca. Se aggiungi mano, no. Ok, guarda il Mituk. Mannaggia Gesù, però! Puttana Eva! Vabbè, ma lui recupera vite, non mi fa danni, giusto? Sì, ok. Va bene. Va bene, siamo ancora in partita perché possiamo fare il meno 7 di Kaito. Ok. Si attiva quando gioco, no? Ok. Starei così. Sì. Speriamo che non ne peschi in altro. Ovviamente ho detto quando gioco, ho riletto, ragazzi. Ho letto che era quando faceva danno e non quando gioco, la spero. Go blank. Se è uguale, attiviamo prima questo. Non ci cambia nulla. Tanto. Spera che... quello che pesca non lo posso giocare, o quantomeno non sia così influente. Ok. Ma sto maledetto ingoio mancato non lo dice più, Yorgo? Yorgo sto cazzo, coglione! Ok, lui ha mallicato. La mia talpina arriva, gioca la sua terra Golgari di merda. Noi facciamo questa bellissima Dark Slick Shores e passiamo. Paradise Druid. Boh, rischiamo il pipa? Non so. Ma sì, ho fatto il pipettino, al più se ce lo uccide una rimozione o meno per Pakrat, ragazzi, per lo Lord Skitter. Cioè, vediamo. Yarok. Ok. Una terra. Sono tutte uguali, sì.
Ragazzi, ho deciso di stare. Siamo aperti di make di Sapiero. Più facciamo un rattino. Tanto potevamo fare anche Lord Skitter. Ma il fatto che lui abbia il nero, non lo so, mi viene puzza di coso. Non vorrei che sia. Non so perché. Tanto facciamo il top se non mi dimentico. Non so perché ho come la sensazione che possa essere quella merda di Obliterator, quello che fight. Stiamo. Facciamo la stessa cosa di prima, abbiamo anche una terra in... Io l'ho detto. Gliela faccio entrare. Gliela fotto. Gliela fotto, ragazzi. Gliela fottiamo. Oop. Gliela fottiamo. Eh sì, 4 costa. Oddio, gliela uccido. Perché sto pensando di fottergliela con Mutavolt. Io gliela fotto. Cioè, siamo mica qui, eh. Ho ricontrollato il costo, ragazzi, perché non me lo dà. Costa qua. Ah, non l'ho animata, scemo. Se non l'animo. Ok. Vieni qui, obliterottino, obliterottino. Tic tic toc. Se gioca un altro, impazzisco. No! 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 Me l'ha ucciso. Se l'è ucciso. Vabbè, per noi va bene, cazzo. Cioè, praticamente le abbiamo tolto 2 carte. Ottimo. Grande pipettino. Sta andando benissimo. Ce la facciamo andare bene. Facciamo pack rat, ragazzi, perché preferisco sempre essere aperto, ovviamente, sia di counter che di... pipetta. Lo faccio entrare, le counter le utilizziamo per le nostre, per proteggere le nostre creature. Adesso farà un fightino e oppala. Adesso se c'ha il proteggino impazzisco. Facciamo go. Però hop. E là. Voleva uccidermi il pipetta, maledetto Bombi B. Vabbè, qua si fa schitterino. No, no, no. Ci ho ripensato, ragazzi. Ci ho ripensato. Perché schitter non ci serve più. È meglio sfruttare Pakrat. Meglio sfruttare Pakrat. Prendiamo, se vuole usare la sua abilità, che se ne fotte. Anche meglio. Grey ci fa 4 danni. Va bene. No, no, noi sfruttiamo il toponi. Sfruttiamo i pack rat, ragazzi. Opla. Però Lord... Lord o make disappear? Disappear, 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 disappear. Ok, dove? Op. E op. Tanto ne ha 2. Opp, e là ti attaccheranno qua. Cazzo c'ha in mano? Là. Ping pong. Distrutto. Ratti control. Sta mano continua con il trend topi non topi. Keep. Lano Ralphs. Io glieli strinerei subito. Poi siamo aperti di counter. Passiamo un'altra terra. Molto bene. Via. Chi è? Vuoi proprio accelerare? E basta con queste terre.
Aio. Vabbè, a sto punto entra. Forse non dovevo neanche counterare quella di prima. Oh. And... ah, ragazzi, adesso vediamo. Se non fa nulla di compromettente, facciamo Takenuma. Coltiva. Insomma, lui piace avere mana. Faccio Takenuma. Molto bene. Benissimo, benissimo, benissimo. Aia. Un po' fiappa, però almeno ci siamo tolti della roba inutile. Vabbè, oddio, lui sta giocando tante spell, ma alla fine non è che sta facendo niente di che. Ho paura per quello che verrà dopo. Anche qua vorrei una Totsis. Quella. Vabbè. Tawara. A questo punto portiamo, possiamo puntare alla Virtue. E rianimare i suoi effetti di merda. Sì, tre volte. Tre volte entra questo. Tre. Non ti preoccupare, dai. Schitterino. Andiamo a 16. Si è arrabbiato. Skitter, ragazzi, qua è buona perché comunque Make Disappear... si può fare casualty. Ok, che lui ha 3 miliardi di mana, per carità. Stanissa deve levarsela al cazzo. Sì. Anche questa ne entrano 9. Adesso inizia a tirare le bombe. Ho detto che... sa che forse effettivamente non siamo messi così bene. Uppa, coratto. Coratto, ammazziamo lei per guadagnare un po' di vita. Facciamo paccoratto e tutto quello che arriva lo scartiamo piuttosto. Yeah. Hop. E ti meno pure. Papero, papero. Potevo menare anche con... vabbè. Perderemo per questi due danni non fatti. Occio. Aia. Aia. Vabbè. Vabbè, ok. Adesso sto coso... vabbè, abbiamo un paccarato, comunque cresce abbastanza bene. Non è male. Oddio, erpipetta. Erpipetta lo giochiamo? Devo resistere un turno. Devo resistere un turno. Devo resistere un turno. Fermi, un turno. Dia, sta roba. Oh, non so, uguale. Bello, schifo. Ok. Mio turno. Te l'ho fotto, Te l'ho fotto quel coso, Hop. Tiè, cornutaccio. Mica dici meno pure. Dici meno pure. Tiè, maledetto tegame. Mangia. Guarda il cimitero. Oh. Oh, Fragon, dai, Vabbè, ragazzi, che dirvi? Jay Fragon è un altro di quei minchioni che ha fatto alt F4. Che poverino, il mio Master Lamp non funziona. Sono stato battuto dai topi. Quindi è andato appunto a piangere dalla mamma. Probabilmente adesso farà un movimento di stato per far cancellare tutti i topi da Magic. Questo tipo di persone lo conosciamo. Adesso speed avanti e via. Boh, il coglionazzo non è tornato, non posso che augurargli diarrea e starnuti forti. Qua teniamo. Sono un
Non so se ho fatto bene. Forse era tappata. No, che sei un mazzo agro, ragazzi. Bustinia. Bello. Ecco, appunto. Vabbè, non abbiamo il negate up. Va bene lo stesso. Scontro tra intelletti Dimir, ragazzi. Control contro contro. Collector Vault. Che cazzo vuol fare questo? Adesso fai combo. Oh, doppia negate, ci sta. Ma io butto Skitter, ragazzi. Gioco Skitter. Tanto ci lascia giù un pirulino. Sì, Skitter almeno fa utility. Sperando che sopravviva. Oddio, con quei colori mi fa un po' paura. Però quell'artefattino lì, quel volt lì, forse veramente è un combo. Boh. Vorrei tanto. Vorrei tanto Tutsis. Questa è veramente una gran pescata. Vediamo che cazzo c'ha in mano. Poi siamo coperti anche di negate. Mi toccaccia. Ecco, un combo. Besiege. Io dolerei Besiege. Non so, ragazzi, non so se ho fatto bene. Oddio, adesso con Skitter potevamo anche esiliare. Lui fa pesca scarta. Forse le robe le rianima dal cimitero ed era meglio metterli. Ma Besiege è un tutore. No, no, va bene così, va bene così. Va bene così. Poi se top deck ci incula, boom, sono stupido io. Però Sadly Blue non mi sembra messo benissimo. Assoluta. Sto cercando di capire se questo Collector's Vault è una bella carta. Per il momento non lo so. E tanto ne ho due! Ne ho due di negate! Tanto non serve un cazzo. Guarda che adesso ci scarta un negate e poi dice non ce la faccio e surrenda, eh. Oh! 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 Buon Natale! Allora, partita con la Breeding Pool. Vediamo un po'. Combo? Hope Tender combo? Cos'è? Muori. Vai via. Questo è Lotus Field combo. Occhio mazzo vero, eh. Carina proprio sta carta. Non so, ragazzi, se fare il pipetta, ma non so quanto ci aiuta. Quasi quasi faccio un altro pack rat, provo a scartare tutta la mano e lo disintegro. Cioè provo a disintegrarlo, non lo so. Adesso preferisco fare un altro. Se fosse devo, non lo so. La mia idea era quella di scartare tanto tante terre. Ah, bottom bottom, peschi di merda. Oop. Pipetta non ci serve, a questo punto tengo le terre. Allora, veniamo. Preferisco pagare le vite, ragazzi, perché tanto lui ci scomba. Teniamo i due Go for the Throat aperti, oppure li scartiamo. Lui è un attimo, che packrat lo shotta. Vediamo cosa fa, ragazzi. Che se si tappa fuori. Ok. Lo spacchiamo. Ragazzi, è morto. Ragazzi, è morto. Hop. Sì, magari no, però così no. È morto. È morto. Giusto, no? Sì. È morto. Bello. Bel deck. Bravo. Bel combo. In play.
Best of one, play, combo, to, mangia i ratti. Ah, ma non è buona. Abbiamo il blu, però. Abbiamo doppiato Ziz, partiamo primi. Secondo me ho fatto bene a tenere. Qui l'abbiamo presa nel Bojigi, cioè, vi devo dire. Swamp, Ziz. Aspetta, ma ha tenuto con una terra, ma... Ma perché? Ma perché ha tenuto con una... Vabbè. Qua, ragazzi, Insidious. Sì, mi sta sul cazzo che ne ha due, quindi devo usare le Tutsis per entrambe le Insidious e non togliergli la rimozione. Però che ci devo fare? Snarling, giustamente. Allora, quindi non ha pescato terra. C'è un'altra Tutsis. Togliamo l'altra Insidious. Non ha pescato terra. Vediamo se la pesca ora. Surveil. Ok. Ah, ragazzi, se l'ha lasciata sopra. Cioè, se l'ha lasciata sopra perché è una terra. E io faccio Lord Skitter comunque. A parte che ho pescato un'altra terra, porca miseria, pure base. Io faccio Lord Skitter. Magari è una terra tappata. Considerando che lui fa i surveil, magari è una terra tappata. Godo, godo, non è neanche da surveil. Godo, godo, godo. Dopo abbiamo Make Disappear. Che fortuna. Vabbè, oh, ragazzi, lui ha voluto tenere con... porca troia, ste cazzo di terre però, eh. Vabbè. Temeno. Ti stavo per dire, ma che cazzo blocchi? Vediamo un po' adesso cosa combina. No! Mascherina! No! Yeah. Oppa. Adesso noi non abbiamo più nulla in mano, che non è proprio il massimo. Vediamo se ha trovato un'altra terra. Questo attacco... Vabbè, si è dimenticato di Mutavolt. Negate, ragazzi. Penso che sia la migliore pescata che potessimo fare. Negate, eh. Lord Skitter la domina. Tinton tan. Sono le campane. Non so se giocarla, no, ragazzi. Se pesco un pack rat. Cerchiamo di giocare serio, dai. Vabbè che sono io, però. Case of the Stitched Skeleton. Ma cosa le devo counterare? Suspected. Quindi non può bloccare. Giusto? C'ha mena. Ma che cazzo è? Yeah. Lo lascio lì. Ok. Però è molto affascinante questo deck, devo dire. Il suo deck è molto molto affascinante. Vabbè, doppio negate, ragazzi. Ma, cioè, quando uno dice ratti control, non è che dice cazzato. Cioè, non lo faccio per prendermi in giro, ragazzi. Ratti control. Cioè, non ha... qua meno, ovviamente. Non abbiamo il doppio negate, ma chi se ne frega. Anche perché, sennò, ci facciamo limare troppo da lui. Let's go. Tira 4, amico. Smoking. Cosa sta facendo? Sta pescando, non sta giocando. Oh, non pesca. Ah, perfetto. Bravo, Smoking. Let's go. Brutta, bruttissima. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto, tanto, tanto. E al prossimo deck.